e collaboratrice dell'ANEB da decenni, che insieme ai colleghi Mara Breno, Giorgio Cavallari, Diego Frigoli, che è diciamo, l'ideatore del pensiero ecobiopsicologico, abbiamo curato gli atti di questo congresso. Il testo che motiva l'evento proposto su Book City è, diciamo, costituisce gli atti del primo congresso nazionale di ecobiopsicologia, il corpo come mandala dell'universo. Però ritagliamo anche l'area di intervento, il corpo in psicoterapia. Beh, questo appuntamento per noi con gli atti di questo primo congresso rappresenta il momento emblematico di decenni di lavoro, studio, ricerca dell'ANED, che ha realizzato il pensiero complesso di Diego Frigoli, l'ha reso materia, l'ha reso corpo, gli ha dato un corpo, eh? Il testo infatti è costituito dagli atti del primo congresso nazionale che si è tenuto a Milano il 18 e il 19 maggio del 2019, quindi temo uno degli ultimi congressi che sono stati fatti e ebbe un grande successo, 300 partecipanti, tanta partecipazione viva e vitale anche fra i relatori, qualcuno lo vedo presente, sintonizzato oggi, anche relatori che sono venuti da altre città d'Italia o addirittura altri paesi per partecipare e proporre il loro contributo. Il nostro intento è stato di ampliare in modo innovativo il tema del corpo in psicoterapia, cercando di uscire da un'ottica di una psicosomatica classica che lo risolveva in una maniera più limitata. L'approccio ecobiopsicologico include una visione più ampia che prende in considerazione il corpo dell'uomo e le leggi e le proporzioni archetipiche che lo regolano, come un microcosmo rispecchiante la dimensione più ampia del macrocosmo. Poi il dottor Cavallari entrerà nel merito di questo titolo, il corpo come mandala dell'universo. Quindi il dibattito che ANEB ha proposto al congresso e che troverete sviluppato negli atti cerca di uscire dalla visione parcellizzata dell'uomo e della vita, suggerendo una lettura di più ampio respiro, utilizzando altre discipline e cercando un'integrazione dei risultati delle scienze nei vari contesti. Per la prima volta in un congresso di psicoterapia, di questo siamo molto orgogliosi, il tema del corpo si pone al centro, non come una delle particolarità da approfondire, ma il nucleo portante, in fondo la chiave di lettura. Al centro della ricerca teorica, al centro della pratica clinica, del dibattito culturale. E da lì si parte per ricercare una rinnovata dimensione di senso. Allora, do adesso la parola a Giorgio Cavallari, direttore generale dell'ANEB, direttore didattico, docente della scuola di psicoterapia Istituto ANEB, nonché psichiatra e psicanalista junghiano e saggista. Giorgio, a te la parola. Grazie molto, grazie Alda e soprattutto grazie a tutti voi che vedo numerosi, le di coda del numero di partecipanti, siete qui ad ascoltarci. Allora, siamo qui a parlare di un libro particolare, è un libro scritto da molte mani, da molte teste, da molti pensieri, perché sono gli atti del congresso. Ora, frequentemente gli atti del congresso, gli atti di un congresso non sono una lettura particolarmente interessante, spesso hanno più un valore tecnico di pubblicazione accademica. Ecco, nel nostro caso non è così. Questo libro contiene delle parole autentiche e questo libro contiene delle immagini autentiche e toccanti nello stile del filmato che avete visto. Ora, cos'è stato questo congresso tenutosi nel 2019? Beh, mi sento di dire che è stato prima di tutto non tanto un'esposizione di teorie, di pensieri, di case, ma è stato un dialogo. Noi abbiamo chiamato a questo congresso studiosi di varie discipline, da chi si occupa sul,
sul piano pratico di curare malati, di fare terapia, di chi si occupa di filosofia. Abbiamo ospitato, è stato uno degli ultimi convegni a cui ha partecipato il professor Giorello, grande filosofo e epistemologo, abbiamo ospitato fisici, medici. Perché tutto questo? Perché noi crediamo che scrivere libri, fare cultura, voglia dire non tanto mettere delle persone, dare delle persone l'occasione di esporsi, ma dare delle persone l'occasione di incontrare altre persone, altre esperienze, altre culture. E il congresso e gli atti del congresso, che sono, badate, un ripensamento dei lavori, un ripensamento, un approfondimento dei lavori letti e ascoltati al congresso, è tutto questo. Tutti coloro che hanno partecipato al congresso come relatori e anche come ascoltatori e che hanno animato nel congresso un dibattito veramente interessante erano accomunati da un'esperienza psicologica fondamentale, la curiosità. Ecco, curiosità attorno al tema del corpo. Perché il corpo e perché il corpo definito come mandala dell'universo? Perché il corpo dell'uomo, il corpo di ogni singolo uomo è una cosa piccola che appartiene a qualcosa di molto grande che è il mondo, ma è qui è il concetto di mandala, è anche qualcosa che contiene dentro di sé questo grande mondo. Un esempio, il sangue che, come vedremo, circola dentro ogni corpo umano, vivifica ogni corpo umano, permette la vita di ogni corpo umano, ha una parentela non solo simbolica, non solo analogica, ma anche fisica, chimica, con l'acqua del mare, quell'acqua in cui sappiamo tutti che è nata la vita. Quindi, dietro questo congresso c'è stata una grande curiosità di vedere il corpo e di vedere il corpo inteso come materia, inteso come sostanza, in rapporto a due altre dimensioni. La dimensione dell'aspetto psichico, psiche, questo soffio della tradizione greca, questo qualcosa di impalpabile, che però, come vedremo, ha bisogno del corpo, come il corpo ha bisogno dell'anima, ma proprio in una prospettiva eco-biopsicologica, questa dialettica, questa complessità del rapporto corpo-mente, mente-corpo, diventa ulteriormente complessa, diventa ulteriormente ricca, perché è stato un congresso non di psicobiologia o di biopsicologia, ma di eco-biopsicologia. Noi crediamo che la materia del corpo e la dimensione psichica, spirituale dell'essere umano siano inscindibili non solo una dall'altra, ma siano inscindibili a loro volta da quello che è l'ambiente. Ambiente che possiede una dimensione fisica, una dimensione chimica, una dimensione materiale, ma contiene anche una dimensione psichica. Non a caso mandala, perché il mandala è un oggetto concreto, un disegno, qualcosa che può essere visto, che può essere toccato, che viene materialmente realizzato, che viene sensorialmente sperimentato, ma che contiene qualcosa, un significato simbolico, un oltre, che va nella dimensione psichica, nella dimensione spirituale e nella dimensione simbolica. Dove si radica questo nostro discorso, che è estremamente moderno, estremamente contemporaneo, legare la psiche al corpo e all'ambiente? È estremamente contemporaneo, estremamente innovativo, ma è anche estremamente antico. E ci sono proprio nella radice profonda della nostra cultura occidentale dei passi letterari, di testi immortali della nostra cultura, dove corpo e mente inseriti in un ambiente sono inestricabilmente legati, sono simbolicamente legati, perché simbolo, come tutti sapete, vuol dire legare insieme. E due suggestioni letterarie brevemente esposte proprio nel tesoro, nel patrimonio culturale della cultura occidentale. Una è Omero.
dell'Odissea, quando manda Ulisse nell'Ade, nel regno dei morti, per sapere dalle ombre, dai suoi avi, dalla madre in particolare, che è la prima ombra che incontrerà, quale sarà il suo destino, Omero inventa un espediente letterario che però ha anche una grande saggezza scientifica. Ulisse, per far parlare le ombre, cioè per dare parola a questo aspetto incorporeo dell'espressione umana, perché le ombre dicano una parola vera, perché le ombre dicano una parola autentica, Ulisse deve dare loro da bere del sangue. Questo è fondamentale. Se questa linfa vitale, questo liquido, pensate che i latini avevano due termini per descrivere il sangue. Sanguis, che è il sangue che circola nell'organismo e continua a circolare, finché continua a circolare l'organismo è vivo. E poi avevano cruor, da cui deriva crudele, crudeltà, che è il sangue versato all'esterno dalle ferite. Quando un guerriero veniva ferito, dalla ferita usciva il sangue e che con questo sangue se ne andava la sua vita. E quindi Ulisse, per poter parlare con il suo passato, per poter avere parole autentiche, quelle parole autentiche che noi cerchiamo di dire, di ascoltare nella psicoterapia per i nostri pazienti, deve dare da bere del sangue, deve permettere alla sua dimensione psichica di incarnarsi. Sempre nella nostra tradizione occidentale, un altro testo fondamentale, che è la Bibbia, la radice di quella cultura giudeo-cristiana da cui viene, badate bene, la nostra cultura, la nostra filosofia, la nostra scienza, anche la nostra psicanalisi viene da lì, il Vangelo di Giovanni, che è il più filosofico, il più astratto, il più spirituale dei Vangeli, inizia con il Verbo si fece carne, cioè la parola, per avere un valore, deve incarnarsi. La carne è quella componente materiale, materia. In inglese matter vuol dire materia, matter vuol dire anche cosa importante. What's the matter? Cos'è la cosa fondamentale del nostro discorso? Qual è la cosa fondamentale del nostro discorso? Un corpo strettamente legato, che vive strettamente legato a una psiche viva, che può vivere solo in un ambiente essenzialmente vivo. Questo è stato un po' il discorso che noi abbiamo voluto trasmettere nel nostro congresso. Ripeto, gli atti di questo congresso, e questa non è una buttata commerciale, non è un invito all'acquisto, non prendetelo come tale, ma questi atti che sono scritti, che sono stampati anche in una bella veste editoriale, contengono parole che sono le parole che i relatori hanno scritto dopo aver partecipato, hanno riscritto dopo aver partecipato al congresso e dopo essersi incontrati in questo meeting online con gli altri relatori. Questo volume contiene delle parole frutto di riflessioni, di ripensamenti, ma questo volume contiene anche immagini. Ecco, vi invito a guardarlo, vi invito a servirvene, vi invito a leggere, a cercare un logos che sta dentro questo libro, a cercare un mitos che sta dentro questo libro, a vedere le immagini. Sono per esempio immagini dell'alchimia, sono immagini simboliche. Perché abbiamo voluto unire un discorso filosofico, psicanalitico, scientifico, fisico? Perché abbiamo voluto legare un discorso verbale ad una dimensione di immagini? Perché noi crediamo che il corpo che noi abbiamo messo al centro del nostro congresso sia purtroppo oggi una immagine sfinita, un'immagine estetica dove il bello è confuso con la ipertrofia di determinati
caratteri, l'ipertrofia delle labbra, l'ipertrofia del seno, l'ipertrofia dei muscoli, devono essere corpi alti, grandi, belli, abbronzati. Avete visto nel breve ma incisivo filmato che è stato proiettato l'uomo di Leonardo. L'uomo di Leonardo è bello, ma non nel senso, non è la bellezza della modella sul poster pubblicitario, non è la bellezza del modello super pettinato, non è la bellezza dell'uomo super palestrato di 20 anni, perché già se ne ha 25 è ormai un corpo vecchio, un corpo da buttare via. No, l'uomo di Leonardo è un uomo proporzionato, è un uomo armonioso. Ecco, questo è un libro da leggere nella sua totalità, da leggere in parte se uno è più interessato a certi temi che riguardano il corpo piuttosto che ad altri, ma è un libro anche da guardare. Ecco, noi crediamo che questo corpo svilito, questo corpo messo sui manifesti, sia un corpo che noi dobbiamo tornare a guardare con l'occhio dello stupore, con l'occhio della curiosità, con l'occhio del rispetto profondo, perché al centro del congresso c'è stata filosofia, c'è stata fisica, c'è stata mitologia, ma c'è stata anche molta psicoterapia e molta medicina. Se noi vogliamo curare l'uomo, curare le malattie psichiche dell'uomo, curare le malattie fisiche dell'uomo, e partiamo subito a dire che non esistono malattie solo fisiche e non esistono malattie solo psichiche, esistono malattie di uomini che sono realtà complesse, fatte di mente e di corpo, che vivono in un ambiente che non è solo un ambiente sociale, antropologico, culturale, economico, ma è anche un mondo naturale, perché il corpo, ricordiamolo, è il legame essenziale, è il legame simbolico che lega insieme in una prospettiva di senso l'uomo a tutto il mondo. L'uomo è in rapporto psicologico, antropologico, culturale, ideologico con le idee che girano nel mondo, ma l'uomo è in rapporto con il proprio corpo, con l'acqua che beve, con i cibi che mangia e con l'aria che respira. Ecco, questo è il senso. Si è parlato molto di medicina, di cura, di malattia, malattia fisica, di malattia psichica, di malattia psicosomatica, perché ripeto, non esiste un malato solo con il corpo, solo con la psiche. Noi crediamo che curare non sia solo togliere sofferenza, un impegno etico, diminuire la sofferenza del paziente, non sia solo riabilitare il paziente a funzioni psichiche e fisiche più sane, ma sia anche aiutare il paziente a dare un senso alla propria sofferenza. Dare un senso alla propria sofferenza vuol dire riavvicinarsi a quell'armonia di funzionamento del corpo, a quel ritmo di funzionamento del corpo. Pensate che il ritmo, il senso della misura, il muscolo si contrae e si distende, il cuore spinge fuori il sangue e poi si distende per riprendere il sangue. Il polmone si espande per prendere aria e poi si contrae. Ecco, pensate a questi ritmi, pensate al sonno, al ritmo sonno-veglia, pensate al ritmo fame-sazietà. Infine, per concludere, il corpo è al centro dell'esperienza della vita, non foss'altro perché è noi. Quando nasciamo, nasciamo primariamente con un'esperienza somatica. Noi nasciamo come embrioni dentro il corpo di una madre, dove stiamo 9 mesi. Veniamo poi messi fuori dal corpo di questa madre, che nella relazione di attaccamento ci riabbraccia, dando la possibilità al nostro corpo di neonato di vivere nel mondo e di crescere. Winnicott diceva che l'esperienza della psiche non è altro che l'elaborazione immaginale di essere vivi fisicamente.
Una psiche funziona bene se è in relazione immaginale, se è in relazione simbolica con le funzioni corporee. Esiste un respiro fisico che porta ossigeno ai nostri tessuti, esiste un respiro psichico che porta ossigeno alla nostra mente, ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri. C'è un sangue che circola nel nostro organismo e c'è un sangue psichico che circola nella nostra mente e c'è anche, non dimentichiamolo, un sangue ecologico che deve continuare a circolare nel mondo, altrimenti queste unità psicosomatiche che sono gli uomini in un mondo che non respira più, dove non circola più il sangue, è un uomo destinato alla malattia, alla morte. Io mi fermo qui perché il congresso è stato un momento di dialogo. Questo momento del congresso, di questo incontro di psichi che segue al congresso, che però è nello spirito del congresso, nell'introduzione a questo volume ho scritto che il congresso è stato un punto d'arrivo, ma soprattutto vuole essere un punto di partenza, di inizio, quindi io qui mi taccio e spengo il microfono e do la parola a quelli che vorranno intervenire, chiedere, dire, commentare. Grazie molte per avermi ascoltato. Grazie Giorgio, è stato molto importante soprattutto nel punto che non solo nel corpo scorre la natura, scorre il mondo interno, il mondo esterno, ma che il corpo esprime con le sue caratteristiche simbolicamente il mondo esterno. Ci sono le stesse leggi che regolano il nostro corpo e le medesime leggi regolano il mondo esterno. Quindi l'uomo è un universo e questo universo si condensa nel corpo dell'uomo. In questo senso il corpo è il mandala dell'universo. Ora, ci farebbe piacere, così che deste parola a questa attenzione, interesse che io riesco a vedere nei vostri sguardi, o chiedendo delle cose, o portando un contributo, una testimonianza, sia chi ha partecipato al congresso, sia invece chi non ne sapeva nulla e approfondirà da questo momento in poi. Perché quello che è stato detto mi ha rimandato indietro nel tempo quando ho letto un libro di Rudolf Steiner in cui anche lui parlava di come il nostro corpo è collegato ai pianeti e quindi ogni organo era la sua funzione era riconducibile alla funzione del pianeta nell'universo. Eh sì, questo è estremamente interessante. Se noi ci ricordiamo, non so se avete fatto caso, l'ultima immagine che è comparsa nel filmato faceva vedere la Terra che lentamente si allontanava e avanzava il corpo del bimbo, il feto, immerso nel liquido amniotico, come un mondo che conteneva un altro mondo, il corpo dell'uomo. Il firmamento, le stelle, la terra, tutto si corrisponde. Abbiamo la medesima percentuale di componente salina nel sangue che c'è nei mari. Ecco, questo per darci un'idea di come siamo tutti connessi e di come ci siano le medesime regole ovunque. E poter approfondire il corpo umano significa penetrare nel senso della vita e forse anche nei segreti della vita. Non so se Giorgio vuoi aggiungere qualcosa a questa associazione. No, condivido pienamente quello che hai detto tu e anche la suggestione steineriana. Sottolineo solo che la tradizione steineriana, oltre a essersi occupata di salute, si è occupata molto di educazione, anche di formazione. E insomma, la visione che noi abbiamo dell'ecobiopsicologia, cioè l'attenzione al nostro corpo, alla nostra psiche, al nostro ambiente, ispira interventi terapeutici, ma vuole ispirare anche una visione del mondo e dei modelli educativi, perché è fin dall'infanzia che gli esseri umani devono prendere coscienza di cosa sono come corpo, di cosa sono come psiche e dell'ambiente in cui sono inseriti.
di cui i pianeti sono una rappresentazione simbolica. Uno dice: cosa mi interessa a me dei pianeti? No, non è vero, perché è tutto in qualche modo collegato. Le maree, tanto per dire una cosa, no? Le maree che influenzano la nostra pesca hanno a che fare con gli equilibri tra gli astri, perché non è che i pianeti stanno là e non ci riguardano. Della suggestione steineriana io ho sempre in particolare apprezzato, oltre a una visione terapeutica dell'uomo, anche una visione educativa dell'uomo. Devo dire che al congresso hanno partecipato molte persone giovani, molti giovani colleghi in formazione, questo ci è molto piaciuto. Ecco. Così come è stato da dire, non pensate che l'educazione e la formazione riguardi solo i giovani, anche noi che purtroppo giovani non siamo mai. Dobbiamo ritornare giovani e bambini in qualche modo, nel senso di avere l'umiltà di imparare. Grazie. Al dialogo, così, altrimenti rischia di essere solo la nostra comunicazione. Però di questi tempi soprattutto noi sentiamo quanto stiamo dicendo, no? Nell'isolamento attuale, nel tema di una pandemia che ci fa sentire poi tutti irrimediabilmente connessi e confrontati tutti con il medesimo tema, no? Cavallari tanto tempo fa fece un approfondimento molto interessante, che poi fa fatica a riconoscersi, sulle malattie legate alle epoche storiche. E quindi c'è un corpo individuale, c'è un corpo collettivo, cioè è un corpo che si ammala collettivamente, forse mai a livello di estensione mondiale come in questo periodo storico, però probabilmente anche questo ha una lettura che, come dire, in qualche modo ci riconnette a quella che è la situazione dell'uomo oggi. Fra parentesi, l'Anebe ha una rivista, Materia Prima, che ha appena pubblicato un numero speciale sul Covid, che vi invito così a consultare, a leggere anche con l'attenzione derivante da un problema che ci vede tutti coinvolti, che però non deve far dimenticare l'anima. Ecco, qui in questo momento c'è un focus, un'attenzione molto molto potente, giustificata, per carità, estremamente importante, al corpo e alla tutela del corpo, con tutta una serie di norme di precauzione, forse non sempre veicolata attraverso una modalità di chiarificazione e crescita della consapevolezza, ma veicolata attraverso la paura. Beh, questo porta soprattutto verso i bimbi, no? Diverse, ahimè, testimonianze che me ne danno atto. E questo porta a trascurare invece un'altra area del benessere, che se io devo filtrare il virus usando mascherine o altri dispositivi, pulirmi le mani, eccetera, devo anche riuscire a mantenere uno stato psicologico positivo, uno stato in cui l'anima sia rispettata, in cui ci siano momenti in cui c'è ancora la possibilità di vibrare. All'inizio del nostro incontro scherzavo, facciamo l'aperitivo, ci guardiamo in faccia, ci sintonizziamo, rivediamo dei sorrisi, si esiste nella relazione. No, diceva qualcuno, il vecchio Winnicott, tanti anni fa, questa relazione così sacrificata va comunque compensata, in qualche modo va compensata, senza di quella noi non siamo più quello che siamo. Ci relazioniamo agli altri e ci troviamo guardando noi stessi. Guardare noi stessi e limitarci a questo non è sufficiente per esistere. Abbiamo bisogno dell'altro e abbiamo bisogno di entrare in un rapporto critico, in un rapporto profondo, dialettico, come per esempio stiamo facendo noi in questo momento, come l'avere deciso, perché mi ero posta il dubbio dato quello che stava accadendo, di mantenere l'impegno di Book City anche con una modalità online. Io credo sia stata una scelta forte e importante, non rimandarla ma farla comunque così come si può. Come in tempo di guerra comunque determinate cose era importante che
venissero, anche mantenendo come delle bolle, dico io, di normalità, in cui si è magari insieme ai propri cari, in cui si rivisita un ritmo normale, naturale nella propria vita, in cui si lascia spazio, a un film, a delle chiacchiere un po' stupide, un pochino più leggere, a momenti di confronto importanti con colleghi, che questa modalità oltretutto ci ha sdoganato. Io non ho mai dialogato così tanto come in questi ultimi mesi con colleghi dislocati a centinaia, migliaia anche di chilometri, da casa mia. E questo, diciamo che questa occasione me l'ha reso possibile, ma perché? Perché non ce l'ho fatta, giustamente, come essere umano, a rimanere reclusa nello spazio di un corpo che subisce necessariamente delle limitazioni. E allora l'anima non può reggerlo questo, l'anima. L'anima ha bisogno di apertura. E se noi andiamo a spegnere quella fiammella, come diceva giustamente Giorgio Cavallari, andiamo a spegnere un soffio vitale, perché siamo connessi, mente e corpo sono connessi. E io questo qui lo affermo con forza. Facciamo attenzione a, come dire, veicolare le informazioni, di tutela sanitaria solo attraverso una regola, fatta per venire attraverso la paura, perché la paura non ha mai mosso bene le persone, eh? La consapevolezza, la coscienza è ciò che ci aiuta a rimanere noi stessi e a dare spazio, alla nostra psiche che si incarna. Altrimenti con la paura la psiche scappa e si rifugia dentro una porticina blindata e non è più in connessione col corpo. E allora abbiamo un corpo involucro, spaventato, che come dire, è continuamente sulle difensive, non entra in dialogo. Ma noi sappiamo che il decorso di un virus è quello di entrare in dialogo col corpo. E pian piano entrare a patti, quando si parla di immunità di gregge, ora io non sono medico, quindi magari Giorgio mi aiuterà, ma si parla di questa possibilità di, diciamo, venirne fuori e essendo stati toccati, attraversati da questa problematica, sento dei fischi, poterla superare, assimilare e lentamente, ovviamente, allo stesso virus non va avanti a falcidiare il suo habitat, no? Quello che gli permette di sopravvivere. Quindi quello che accade solitamente è che con una o più ondate comunque si va verso un arrivo a patti fra l'organismo e il virus che è di passaggio, e si spera che questo passaggio sia veloce e velocemente non sia più interessato a noi. E questo forse più noi siamo in contatto con la nostra energia vitale, manteniamo un livello propositivo e anche progettuale, quanto possibile e come possibile, e più noi mimiamo il ciclo della vita che è progettuale. Guai a far morire i progetti. Guai a, per esempio, a scuola, come vedo, ahimè, che sta accadendo, parlare esclusivamente di Covid, fare i pensierini Covid, cosa devo fare per essere un bravo bambino. Cioè, no, c'è bisogno di andare a ripescare, delle esperienze nostre potenti e dargli respiro. Come è possibile? Limitatamente a quello che ci è concesso di fare. Questo mi sembra importantissimo da sottolineare in questa dimensione di unità psicosomatica che è stata ribadita finora. Grazie Aldo, buonasera, sono Paolo Melegari, Ah, Paolo. ciao Aldo, buonasera Giorgio, sono l'autore del video, Buonasera a te Paolo. grazie, Ciao, grazie, ciao. ciao. Non ti vediamo, sei in ombra. Credo di avere, anch'io sono un po' ignorante di tecnologia, credo di avere la telecamera accesa e anche la luce. Sì, io vedo poco luce, però. Allora, la luce è un po' scarsa, si vede molto buio, ecco, quello sì. Ok, Ecco. adesso sì, adesso la vediamo. Ho una luce d'urso, come si usa dire, nel
nella televisione, va, nelle televisioni varie. Volevo dire solo qualche cosa anche riguardo il video, che ringrazio gli amici di ANE per l'hanno scelto come introduzione al congresso. C'è una tensione che ho tentato di esprimere in questa clip, anche la tensione di un mistero, poi, perché il corpo, la materia, è sempre madre di qualche cosa che poi alla fine materiale non è. E questo è un grosso, una cosa che ci, in qualche modo, ci confonde con, trattino fonde, tutti. E ci sono anche due altre grandi idee, grandi perché l'ho fatta io, ovviamente, mi incenso da solo. No, ci sono due idee, oltre a questa, nel video, tutte rubate, no, alcune sono state fatte apposta, però sono immagini spesso rubate e montate. C'è anche un'altra grande convinzione, che il mondo esiste perché l'uomo lo scopre, e questa è una cosa che disse Jung. Alda e Giorgio sanno bene, tutti gli amici di questo paradigma, diciamo così. E poi c'è questo tentativo sempre di raccordare l'uomo, l'universo, il corpo e l'anima. È vero, Giorgio l'ha citato, c'è l'uomo vitruviano di Leonardo, che è inscritto in un cerchio ed è inscritto in un quadrato, e c'è anche, io sono di Parma, un omaggio alla mia città, perché c'è il Battistero di Parma, che è un ottagono, guarda caso, che poi simbolicamente nel Medioevo era anche la quadratura del cerchio, laddove la terra, cioè il quadrato, era l'uomo e il cerchio era Dio, l'universo, e questo tentativo di raccordo tra l'uomo e l'universo, l'uomo e Dio. Tutti questi simboli, queste suggestioni, ho cercato poi di riassumerle nella piccolissima videoclip che ha introdotto il congresso. Non so se riuscirete a vedere anche negli atti l'altro video che ho realizzato sempre per partecipare al convegno, e anche questo riguarda sempre il tema del corpo, il tema dell'anima, attraverso immagini non solo archetipiche, non solo diciamo così storiche, alchemiche, ma anche della modernità e della postmodernità. Perché, e così concludo, gli archetipi esistono e resistono, lo disse anche questo Jung, anche nella comunicazione di massa moderna e postmoderna. Anche se a volte i nostri sogni si contaminano e non sappiamo più se sogniamo qualcosa di nostro, se sogniamo qualcosa che appartiene alle serie televisive viste fino a tarda notte per gli addictive delle serie. Ma grazie Paolo. Grazie a voi. Grazie Paolo. Una brevissima osservazione: noi abbiamo scelto come associazione ANEB appunto di introdurre nel titolo di questo congresso dedicato al corpo il tema del mandala, che come tutti sanno viene dalla tradizione orientale, quindi da una tradizione che ci è vicina, ma non è la nostra. Ma l'uomo vitruviano di cui Paolo ha fatto riferimento, altro non è che un mandala occidentale, con questo intento di contenere, non nel senso di reprimere, ma nel senso di comprendere, prendere con. E un'altra cosa, nel tuo intervento riprenderei, qualche tempo fa su una scuola vicina al mio studio fecero un murales su cui c'era scritto: le cose importanti non sono cose. Ecco, il corpo è materia, ha una realtà fisica, chimica, biologica, ma non è una cosa, e cosificarlo è una patologia. Cosificare il corpo è un modo di profanarlo, è un modo antisimbolico di viverlo, è un modo appunto di profanazione, di violenza traumatica sul corpo. Ecco, questo teniamolo presente. Grazie Paolo, non solo per il video, che è sempre interessantissimo vedere, ma anche per i commenti che mi hai aggiunto.
Grazie. Bene, buonasera. Vorrei fare un piccolo intervento anch'io, se posso. Anch'io da Parma. Anch'io da Parma, come Paolo Melegari, che non ho avuto il piacere di conoscere ancora personalmente. Mi collego un po' a quanto è stato detto naturalmente fino ad ora, in modo particolare alla riflessione di Alda, quando parlava di paura e di isolamento e della, diciamo, del fatto che paura ed isolamento in questo momento sono, diciamo, qualcosa che sarebbe meglio riuscire a trasformare in, appunto, in connessioni, in relazioni, naturalmente con un orientamento preciso in questo momento. Perché dico questo? Vorrei estendere questa considerazione al mondo aziendale, che ricordando che all'interno del nostro congresso abbiamo aperto proprio una sezione dedicata alle aziende, sempre sulla riflessione che anche l'azienda è un sistema vivente ed ha un corpo simbolico. E in questo momento storico attuale, le piccole e medie imprese sono naturalmente gravemente in crisi, diciamo un numero molto alto. Per poter sopravvivere, sono in questo momento anche un po' spontaneamente, devono cercare di lavorare in rete e stanno cercando di creare quelle che chiamiamo le joint venture, delle connessioni fra aziende che lavorano nello stesso ambito produttivo o settori paralleli, per far sì che attraverso questo lavoro, questa connessione, questo mettere in rete, questo nuovo che si crea da una crisi mondiale come questa, riescano a sopravvivere e soprattutto a continuare a vivere. Quindi è proprio il tema della rete, della vitalità della rete, che non è più un modo di dire o un proclama che si fa, diventa proprio un'esigenza della vita in questo momento, in ogni ambito, perché ogni ambito comunque è un sistema vivente. Grazie Paola, anzi questo ci permette di ricordare che ci siamo occupati di corpo, ci siamo occupati di mondo, di corpo come mandala dell'universo, ma anche di altri sistemi viventi. C'è stata una sezione espressamente dedicata all'arte, una sezione dedicata alle aziende, ci sono state relazioni estremamente interessanti, forti e vitali, con testimonianze dirette di persone che hanno testimoniato, hanno riportato esperienze anche emotivamente molto pregnanti, che hanno visto persone che appartengono ad un'azienda, quindi non con uno scopo sociale, occuparsi di tematiche personali e leggerle simbolicamente. Addirittura c'è stata la lettura simbolica di quello che avviene all'interno di una scuola, no? Quindi percepita come istituto e come complesso, come sistema complesso. Quindi l'ottica ecobiopsicologica noi la applichiamo ad ogni ambito dove c'è una struttura complessa e dove c'è una manifestazione, diciamo, di uno scorrere di determinati flussi vitali, e questo lo ritroviamo in ogni ambito. Siamo connessi ad un mondo all'esterno, siamo connessi ad un mondo all'interno, siamo sostenuti da un corpo, c'è una materia che parla, la stessa materia non è priva di valore simbolico, seppur in alcuni casi è inerte. Citavo prima il sale, piuttosto che no, ci sono altri aspetti, non so, ci sono i metalli, ci sono. Tutto questo ha un suo valore simbolico. Quindi noi sottolineiamo l'aspetto simbolico contenuto nelle manifestazioni con cui noi entriamo in contatto, che contiene, che racchiude dentro di sé una dimensione archetipica. Archetipo come informazione, archetipo che è presente in tutti gli ambiti di manifestazione con le medesime caratteristiche. Questo è il nucleo portante vitale del pensiero del dottor Frigoli.
che purtroppo non ha potuto presenziare oggi, diciamo, il cui pensiero noi abbiamo manifestato e sviluppato nell'intero congresso, in tutte le declinazioni che ci è stato possibile raggiungere, no? Con le testimonianze di colleghi. Poi adesso non si riusciva a citare tutto, ma abbiamo avuto l'esimio professor Giorello e ahimè la sua relazione è stata la sbobinatura di un testo perché lui è mancato e sua moglie ci ha autorizzato la pubblicazione, ce l'ha corretto. Abbiamo avuto il fisico Shantena Sabadini che è arrivato dalla Spagna a portarci così la sua sintesi, la sua lettura, parlando del corpo del ricercatore. Abbiamo avuto Claudio Widmann con il suo approfondimento splendido dal punto di vista delle immagini e dei mandala, di cui ha fatto uno studio sistematico. Abbiamo avuto Mariolina Graziosi, una docente universitaria di sociologia, che ci ha parlato del corpo come colpa, anche questo è un tema estremamente interessante. Abbiamo avuto Magda Di Renzo, che ci ha parlato delle tematiche del corpo nei termini sul versante controtransferale nel lavoro con i bambini, e poi tantissimi lavori di colleghi, alcuni dei quali, ripeto, sono qui presenti, che hanno riportato la testimonianza del lavoro clinico, di un approfondimento teorico o mitologico legato a questa dimensione in una coralità che veramente ha prodotto un concerto che ci ha tenuto avvinti per 2 giorni e che noi speriamo proprio che voi possiate rivivere attraverso la lettura di questo testo. Sono le 17:50, in teoria avremmo finito, però se ci sono così qualche altra curiosità, qualche altra testimonianza, per noi questo è un momento importante perché è il primo momento, anzi stiamo ancora rivedendo le prove di stampa, il testo è appena uscito, quindi è proprio bambino, anzi forse ancora un po', no? E nel momento proprio dell'uscita non è vestito col completino, gli stiamo facendo un prebattesimo in questo momento. Quando prevedi, se mi permette... E come? Quando prevedi l'uscita ufficiale delle librerie? È uscito ufficialmente, ma siccome l'edizione è Amazon e le immagini sono tantissime, c'era il rischio che non fossero ben sintonizzate, quindi abbiamo voluto vedere prima una prova di stampa. Quindi noi lo avremo entro questa o l'inizio della prossima, scusate, entro l'inizio della prossima settimana, questa ormai è finita, e a quel punto diamo un ok e segnaliamo come Aneb a tutti che è acquistabile, ma anche voi se andate su Amazon lo trovate, se non è acquistabile vuol dire che manca ancora l'ultimo passaggio dell'ok di questa prima prova di stampa. E c'era qualcun altro che si è sovrapposto a Paolo che stava dicendo qualcosa, ho sentito un'altra voce. Buonasera, io sono Saretta. Buonasera. Praticamente è l'invasione dei parmigiani su questo incontro. Visto che lei ha detto che eravamo in conclusione, mi veniva da raccogliere una suggestione che ho avuto durante tutto questo percorso in cui ci sono intrecciate varie testimonianze, no? A partire dal richiamo molto forte che ha fatto il dottor Cavallari sull'aspetto eco dell'ecobiopsicologia, quando ha sottolineato che non era un convegno di biopsicologia. E poi anche con la suggestione che ha fatto la dottoressa Baroni rispetto al tema dei pianeti che potrebbero diciamo, ricordare la costellazione degli organi nel corpo. Ora, noi sappiamo che l'ecobiopsicologia
non è in realtà deterministica, ma anzi è una scienza estremamente complessa. Però insomma, per tenere un filo di tutto questo, se me lo permettete, visto che siamo in chiusura, volevo leggervi e lasciarvi magari da commentare, perché voi siete sì degli scienziati, ma siete anche dei poeti, una frase di un fisico che secondo me raccoglie un po', può fare da contenitore a tutto quello che abbiamo detto. Il fisico Carlo Rovelli, e lui dice: siamo nodi di una rete di scambi, di cui parla del suo libro, che è 7 brevi lezioni di fisica. Questo libro è un tassello nel quale ci passiamo immagini, strumenti, informazioni e conoscenza, ma nel mondo che vediamo siamo anche parte integrante, non siamo osservatori esterni. Siamo situati in esso, la nostra prospettiva su di esso è dall'interno, siamo fatti degli stessi atomi e degli stessi segnali di luce che si scambiano i pini sulle montagne e le stelle nelle galassie. Grazie, molto puntuale, grazie per questa... Grazie a voi. Che è anche molto tua, è proprio figlia della tua sensibilità. Grazie. Bene, se non c'è, lasciamo ancora un minuto se qualcuno volesse dire, anche in chiusura, così in modo... Concludo e aggiungo, grazie Sara, che siamo fatti anche della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Certo. Selvardo Shakespeare. Certo, questa è diciamo la citazione più adeguata, se vogliamo, se pensiamo a tutto il discorso che l'ecobiopsicologia fa sul sintomo come sogno del corpo, no? In qualche modo sogni, la dimensione onirica, la dimensione corporea viaggiano in parallelo e in parallelo esprimono la medesima dimensione archetipica sottostante. Bene, signori, noi vi salutiamo, è stato veramente un piacere, un bellissimo appuntamento, vi lasciamo la possibilità di seguire gli appuntamenti successivi, quello delle 6, delle 7, eccetera.